Joseph. Cognome? Vargiu. Già sentito. Data di nascita? 13-4-1982. Professione? Imprenditore settore turistico. Segni particolari? Cicerone. Molto che Cicerone. Buongiorno Joseph. Storica Cicerone. Io voglio solo sapere se quell'altro Vargiu si sarà svegliato stamattina. Sì, per... papà si è svegliato. L'ho visto. Manca il mamma. Si sono svegliati presto. Allora, stamattina sono davanti alla TV, sì, Marinella, che noi chiamiamo Marinella per come. Se vuoi chiamare anche oggi, puoi farla. Tu puoi fare quello che vuoi. Siamo qui. Allora, di cosa si occupa Joseph? Si occupa di portare in giro i tanti turisti che frequentano la Sardegna. E siccome di bellezze in Sardegna ce ne sono molte, c'è anche qualcuno che ha deciso giustamente di raccontargli queste bellezze, no? Però certamente. Io voglio capire da te come nasce questa voglia. Tu hai fatto un percorso di studi che ti ha portato poi a pensare che il turismo fosse il tuo settore, piuttosto che? Allora, nasce... fondamentalmente dalla voglia comunque di lavorare con persone felici, contente, comunque con persone allegre. Beh, uno che è in vacanza è allegro di suo. Assolutamente. Ammesso che non prenda una fregatura, è allegro di suo. Però, credo di sì. Sì, assolutamente. E poi anche perché la grande passione, l'amore per questa terra mi ha spinto a voler cercare di valorizzare appunto il territorio e quindi cercare di far conoscere quello che... Le nostre bellezze, la nostra tradizione, la nostra cultura, che è veramente ricca e molto importante. Farlo comunque anche con questi presupposti, chi meglio di me può fare la guida? E poi cosa faccio? Io li porto in giro, allora faccio la guida tour, così almeno mi metto a disposizione di chi appunto ha voglia di conoscere la Sardegna. Però ci sono talmente tanti posti che uno dice: da dove partiresti o parti per far vedere qualcosa di bello? Perché da nord a sud, a est a ovest abbiamo davvero la fortuna di avere tanto, no? È ricca anche di storia, tutta la Sardegna è ricca di storia. Sì, veramente, quello è un po', diciamo, la difficoltà, perché veramente c'è talmente tanto da far vedere, da conoscere, o comunque che anche io stesso voglio conoscere. Nelle tue strategie ci sono le priorità, però al di là delle tue strategie certamente può essere diversamente a seconda anche del periodo dell'anno, esatto, del clima. Infatti comunque abbiamo fatto delle meravigliose escursioni, per esempio a febbraio nel periodo di carnevale abbiamo fatto il carnevale appunto di Mamoiada, che è un carnevale famosissimo, meraviglioso. Io credo che un turista, ma anche un sardo, dovrebbe andarci almeno una volta, ma infatti lì, piuttosto che a Tempio, piuttosto che eravamo 40-45 sardi a godere appunto di questo carnevale. Alla fine la principale causa, turisticamente parlando, della non esplosione economica di questo settore in Sardegna è il fatto che non si riesca mai a sfruttare a 365 giorni all'anno il turista, no? Come dicendo sfruttare. Questo è l'obiettivo in maniera fondo, nobile, però, insomma. Sì, no, l'obiettivo di fondo. Sì, tu sei riuscito a chiudere il cerchio oppure c'è un proprio periodo in cui è impossibile lavorare? Perché... Ma guarda, il periodo più difficile sono i mesi di gennaio e febbraio. Diciamo così, proprio perché comunque il clima è un po' freddo anche. È un po' freddo, magari la pioggia crea un po' di difficoltà. E siccome è così bello, c'è talmente tanto da vedere all'aria aperta. Stiamo facendo vedere un po' di immagini appunto delle bellezze in giro per la Sardegna. Sì, questo è Cagliari, sì, il castello di San Michele. Sì, esatto. Questo è Cagliari castello notturna, Michele, sì. Esatto. Sono sicuramente immagini che per tutti quelli che non abitano in Sardegna fanno sognare ogni volta, no? Io credo, il turista cosa chiede, cosa vuole? Il turista principalmente diciamo che è appena passato. Vuole vedere un po' di tutto, il turista vuole proprio godere della storia, della cultura, della tradizione. Bene, bravo presidente, bravo. L'enogastronomia, esatto, è comunque importantissima perché fa parte comunque appunto delle nostre tradizioni, il cibo, il vino è veramente qua straordinario. Quindi il turista diciamo che si fa
trasportare, nel senso che dobbiamo essere noi, o comunque in questo caso io, a consigliare per bene, a sapere un po' anche quelle che sono, possono essere le sue esigenze. Il tuo organizzarti, quindi la conoscenza di ciò che poi dovrai consigliare, attraverso cosa te la sei fatta? Attraverso i tuoi viaggi in Sardegna, il tuo girovagare, oppure attraverso i libri di scuola? Ma entrambi, ti dico la verità, entrambi, perché poi io nella mia vita sì, ho studiato, ma anche lavorato tanto e sono andato in giro per la Sardegna per anni e anni e anni. E poi anche la collaborazione con guide turistiche certificate, iscritte regolarmente all'albo. Ma tante sono anche preparatissime. Qual è che ti è venuto in mente di mettere in piedi una possibilità di lavoro attraverso questa passione, il piacere di vivere in una regione come questa? Perché è lì che voglio capire la scintilla. La scintilla perché è scattato. Ho avuto la fortuna e la bellezza di fare un'esperienza anche all'estero. Ho vissuto un anno a Madrid. Questo mi ha fatto, non lo so. Beh, lì sono bravi, eh. In Spagna. No, lì sono bravi nel turismo, ma sono veramente bravissimi. Ultra. E poi il fatto comunque di vivere in una dimensione che è totalmente diversa da quella della città di Cagliari o comunque della Sardegna. Mi ha fatto venire anche la voglia di ritrovare o comunque di ritornare a quella che è la mia vera dimensione, che è diciamo. Una dimensione un po'. Beh, vabbè, quello che ti riguarda più da vicino, cioè esattamente quello che comunque quello che dovresti conoscere meglio di tutti gli altri, il posto dove vivi. Ma poi credo che anche attraverso tuo padre, che è uno al quale piace particolarmente girare per la sua terra. Ma assolutamente, sì. Forse girare, conoscere, comunque. Sono credo genitori che non si siano mai fatti mancare le vacanze. Assolutamente no. E assolutamente. Quindi grazie a Dio, no, diciamo. No, perché sono diventate un lusso ormai le vacanze. A proposito di questo, forse ti hanno inculcato loro le vacanze, girare il mondo. Ma al di là di questo, io voglio invece toccare a parte le vacanze, da chi le ha inculcate, chi ha preso il piacere di fare le vacanze, sì, sarà andato con i genitori. Poi a ognuno di noi piacerebbe viaggiare tutto il giorno, tutti i mesi, tutti gli anni. Sì, però lo sport è una cosa, fare vacanza è un'altra. Cioè, lo sport è una passione che ti tramanda. Fare la vacanza, uno può dirti andiamo qua, andiamo là, poi tu per conto tuo potrai fare una scelta totalmente diversa o meno. Però io volevo capire, visto che dobbiamo l'Expo è un'occasione, ma come ce li portiamo sti turisti dall'Expo a qua? Cioè, voi che operate in questi settori, vi siete guardati in faccia e vi siete detti ma qual è l'occasione che tanto declamano e tanto sponsorizzano per avere più turismo in tutta Italia e non solo laddove c'è l'Expo fisicamente? Cioè, un tempo leggevo qualche mese fa, prima che iniziasse l'Expo, arriveranno, il poeto sarà la spiaggia dell'Expo, poi è finito tutto a carte quadro. Io sono comunque fiducioso, nel senso che comunque sta facendo comunque una stagione con un clima meraviglioso. Sì, no, certo. Io penso che bisognerebbe far vedere le immagini che stanno comunque passando, sono immagini comunque importanti e sono attraverso magari dei video anche, attraverso diciamo anche la conoscenza o comunque il cercare di far capire che comunque questa è una terra unica. Sì, diciamo, ma così. Voi vi scontrate, credo, col male maggiore, cioè i trasporti, è quello, il costo, sì, dei trasporti. Il costo dei trasporti. Uno può far vedere tutte le immagini che vuole, bellissimi video stupendi, e poi però se costa 600 euro prendere un aereo per andare e tornare dalla Sardegna o anche venire in Sardegna. Matteo, sì, vabbè, però, anche scusa, se prego. No, prego, Presidente. Ho letto. Sì. Mi pare che l'anno scorso ci sia stato un aumento del turismo rispetto agli anni passati. Sì. E quindi potremmo essere ottimisti anche quest'anno. Sì, io penso di sì. L'anno scorso abbiamo visto un leggero miglioramento, esatto, anche leggero grazie al clima. Bravo. Poi dal punto di vista dei trasporti, magari per quanto riguarda il prendere l'aereo, ancora riusciamo comunque anche con dei prezzi abbastanza contenuti a, il problema magari è il traghetto, magari la famiglia questo che ha bisogno magari di prendere una macchina perché ha bisogno anche di trasportare tutto quello che è necessario per i bambini, per il bambino, allora lì è vero, sì. Sentimi, sì, molto mi dici prima di andare in pubblicità difficile dove il turista, o perlomeno dove tu indicheresti la zona più bella che potresti consigliare per fare proprio una vacanza dove trovi sport, relax, buon cibo
e tante belle spiagge. Venite in Sardegna, non posso, cioè non posso, prima, ma perché prima uno migliore dell'altro. Guarda, guardate ragazzi, allora, impossibile. Allora, fatti 5, almeno così copriamo tutto il territorio. La strategia con le priorità. Dimmi 5 posti dove non si può non andare. Ma io penso comunque la zona della Barbagia sia una zona ricchissima di fascino e tradizione meravigliosa. Poi a me piace tantissimo il Sulcis, mi piace ovviamente Cagliari e diciamo il sud, però ti ripeto, non so, io ti direi Sardegna, su, ti direi anche la zona comunque di Porto Rotondo, Porto Cervo, che è bellissima, sono zone anche bellissima. Quella è una zona comunque meravigliosa, certo. Che poi è anche tutta la zona comunque su Palau, tutta quella zona, la Gallura, esatto, meravigliosa. E poi anche la zona Orosè, bravissima, Alghero, Castel Sardo, Tempio Paolo. La Sardegna per noi. No, io lì ho lavorato veramente, vi posso, non saprei proprio dove dire, no guarda, forse è meglio lì, forse è meglio là, io cioè, venite in Sardegna, godete di tutto. Allora, forse il messaggio migliore è quello, sì. Venite in Sardegna e adesso rimanete invece con noi, state in Sardegna, dopo la pubblicità torniamo con Joseph Vargiu. Di che cosa rimangono affascinati i turisti e i sardi? Perché siccome il turista del quale ti occupi, quello che sta nella struttura ricettiva, è una cosa, il sardo, quindi l'abitante della terra sarda, è un'altra. Voglio capire le esigenze nel viaggiare, nello spostarsi, nell'andare a visitare, quali sono dell'uno e dell'altro. Sì, vabbè, dal punto di vista rimangono entrambi colpiti tantissimo da quello che è la natura, comunque dal mare, il panorama, i famosi tramonti e via dicendo, ma anche la montagna comunque affascina tantissimo e piace tantissimo. Poi i siti ovviamente culturali, storici, anche quelli hanno una importanza. Rubo una domanda alla regia: quanto i sardi sono turisti nella loro stessa isola? Quanti sardi? No, quanto i sardi sono turisti, non quanti, il numero può lasciare il caso. Sì, è un problema culturale. Cioè, nel senso, noi programmiamo molto spesso viaggi dall'altra parte del mondo e poi non conosciamo cosa c'è. Vero. Ma secondo me sta tornando un po' la voglia di essere turisti anche nella propria regione. Quindi, perché costa meno? Perché magari costa meno e perché... Ma è un fatto culturale per me, è stato. Sì, è vero. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo, perché una volta che vedi un qualcosa culturale, una propria tradizione, le proprie radici, ti viene voglia di conoscere ancora di più. Che però per fare questo tipo di operazione devi essere andato fuori, perché quando stai fuori ti accorgi di quanto bello sia. Sì, infatti un po' è successo così anche a me. Però io vedo che quando organizziamo comunque queste escursioni, vedo che la gente torna alla successiva appunto escursione ed è veramente contentissima. Hai citato che piangono sopra i turisti. Sì. Ma molti turisti veramente si emozionano. Sì. Si emozionano tantissimo, magari le lacrime, però. Sì, si emozionano veramente tantissimo. Presidente, ma mille passionale, capisci? Quindi devi sempre ricamare sulle robe, no? Perciò, si emozionano è una cosa. Probabilmente c'è gente che va via con le lacrime dopo che ha pagato dei conti in alcuni. Quello sicuro. Perché ci sono persone. Scusate, adesso diciamocela tutta. Perché siamo belli, siamo figli, bello il turismo, bello qua, bello là. Ma non ci sceglie il turista principalmente, perché costiamo un occhio della testa. Diciamo anche le cose come stanno. E non è che c'è questa categoria, facciamo la buona promozione del nostro territorio, venite in Sardegna, ma se le strutture e chi ci lavora qui non capisce che al di là dei trasporti, che è il primo problema grosso che abbiamo, non si abbassano anche i costi vivi quando si viene a fare vacanza, qua la vacanza la facciamo noi, ma veramente solo noi, perché ci viviamo e basta, perché i costi della vacanza in Sardegna sono esorbitanti. Io torno a ripetere, tempo fa leggevo una intervista di un bolognese, anzi uno che andava sempre a Rimini o Riccione a fare vacanza, l'anno scelse la Sardegna e questo non ci è tornato mai più e non ci tornerà mai più, spennato. Perché ha speso l'ira di Dio in posti che in realtà insomma non questo è che fossero problema esiste, allora, questo è un questo problema esiste, vero. È vero, facciamoci la bella promozione, ma anche dobbiamo vostro, anche tenere sotto controllo questo tipo di situazioni, se no il turista noi non lo vedremo mai più, perché una volta lo freghi.
come il sardo, una volta sì, 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 dovreste sì. interagire. No, sono, con gli sono d'accordo. Sono... Noi cerchiamo comunque la filosofia della guida tour è quella però proprio loro di. Loro hanno un modo di affrontare queste tematiche con coloro che sono diverso, proprietari di alberghi. È diverso, lui prende i turisti, se li porta in giro e fa un'altra cosa. Qui parliamo ovviamente di un altro discorso, che è quello della base, della struttura che accoglie sì. il turista, che non deve spendere, se no non ci torna più il turista. Se uno ma, no, ma sono d'accordo capisci? Con te, poi che in effetti resto, i prezzi sono alti. Hai citato una... Non volevi concludere su questo discorso? No, continua. No, quello che dico io è che potrebbe sicuramente aiutare il... cercare di allungare un po' la stagione, quindi questo di sicuro, che sì. ne so, di promuovere o comunque di tenere aperte anche le strutture e quindi cercare di far arrivare più gente possibile anche nei periodi di laddove costa marzo, meno, aprile, ottobre, novembre, senti, dicembre. Abbiamo un minuto. Spalmare la tu stagione. Hai citato spalmare, tutte sì. le zone belle, ma non ne hai citata una, però ci vai la settimana prossima, che sì. è l'Asinara. Sì, l'isola dell'Asinara. La prossima settimana siamo proprio all'isola dell'Asinara. Bellissimo, un'escursione posto. Meravigliosa, saremo tutti con la Jeep, un'escursione Jeep come? 4x4. Sarà, secondo me, un'esperienza magica. Sei mai stato? Sì. Sì, sono stato, sì. Presidente però... Legge Bella. Sì, per ragioni sociali. Vi assicuro che l'Asinara è una cosa da sì. e paradiso terreno. Anche un bel pranzo, se... tanto per cambiare, tanto per cambiare, sì, ci mancherebbe. Mi sembra giusto? Allora, approfittate. E vuoi salutare anche chi collabora con te? Perché so sì, che hai due guide. Sì, io vorrei salutare comunque le guide che collaborano appunto con me, che sono Fabio sì. Perria e Nicola Dessì. È Laura Delusso, quindi vorrei salutare i ragazzi che sono bravissimi in gamba. Bene, scegliete la Sardegna, scegliete chi appunto ve la sa raccontare al meglio e date, se volete, anche voi sardi un occhio in giro, perché prima di partire per un lungo viaggio, come diceva Irene Grandi in una canzone, forse sarebbe meglio farsi un bel giro per la propria regione. Esatto. Grazie a voi, è stato un piacere. Altrettanto per noi, ti rispediamo a casa adesso e poi farà sì. Sì, farai sì. i conti con i tuoi genitori con entrambi, voto. Non solo con il voto sulla chiacchierata. Vediamo, speriamo di essere andati bene. I due dell'abitacolo, la pubblicità e poi la seconda ora. Ciao Joseph, grazie. Grazie a voi.